Agriturismi per il Ponte Pasquale, tutto esaurito nella ristorazione, l'incognita meteo frena solo in parte le prenotazioni nelle strutture agrituristiche della provincia di Lucca e di Massa Carrara per i pernottamenti, più turisti stranieri che italiani. Lavori in corso al Ponte Vergai, le spettacolari immagini della struttura di Corfino completamente rivestita dall'imponente ponteggio per i lavori di manutenzione. Gestire le imprese, al via gli incontri della Camera di Commercio, parte il percorso formativo per gli imprenditori promosso dall'ente camerale della Toscana Nord-Ovest e presentato al Polo Tecnologico di Sorbano. Lo sport, calcio nella tana della Vis, per crederci ancora, trasferta insidiosa, giovedì sera alle 20.45 per la Lucchese, di scena Pesaro, out De Maria, mister Gorgone dovrebbe confermare l'11 sconfitto dal Cesena. Le magnifiche 4 della finale regionale saranno Etrusca San Miniato, Lucca Academy Rosso, Audace Pesce e Don Bosco Livorno a contendersi il 7 aprile l'unico posto utile per la fase internazionale del torneo CEFA di minibasket. Bentrovati, nuova edizione del TG Noi. Sono ancora giorni di allerta meteo e per il fine settimana non si ha ancora la certezza del bel tempo, ma intanto fioccano le prenotazioni per gli agriturismi e non solo della provincia di Lucca e di Massa Carrara. Previsioni meteo incerte per le festività pasquali, ma nonostante questo le prenotazioni per gli agriturismi toscani ci sono. Lo annuncia Matteo Fazzi, responsabile per Lucca e Massa Carrara di Terra Nostra, l'associazione di Coldiretti che promuove e sostiene l'attività agrituristica. Il weekend lungo legato alla Pasqua è una delle occasioni di attività più importanti per i circa 350 agriturismi delle due province della Toscana del Nord. Pasqua 2024. Le nostre strutture agrituristiche di Massa Carrara e di Lucca stanno segnalando un buon afflusso di prenotazioni e di telefonate, nonostante l'incognita maltempo quest'anno possa un po' rovinare un pochino le aspettative. Per i ristoranti agrituristici possiamo già parlare di tutto esaurito, non invece per i pernottamenti. Questo perché proprio a causa degli incognita meteo, molti turisti, soprattutto italiani, decideranno all'ultimo minuto cosa fare e dove andare. Da registrare poi rispetto agli stranieri, che ancora una volta la differenza sui giorni di vacanza la determina soprattutto l'inflazione e la conseguente capacità di spesa. C'è una leggera differenza tra le prenotazioni tra italiani e stranieri. L'italiano è più per un turismo molle e fuggite un paio di giorni, lo straniero permane un po' di più, sui 4-5 giorni. Le prenotazioni, comunque ripeto, sono comunque buone sia per la parte ristorativa che per chi fa pernottamento negli agriturismi. Vi avevamo anticipato nei giorni scorsi la riapertura del caffè di Simo, lo storico caffè del centro storico di Lucca, per eventi legati al mondo di Puccini. Ebbene, questa mattina la presentazione ufficiale della mostra e dei concerti in programma con la collaborazione del Comune di Lucca. Apertura ogni venerdì, sabato e domenica con le mattinate dedicate alle presentazioni di libri ed eventi culturali e i pomeriggi riservati alla musica. Tutto pronto per la riapertura del caffè di Simo che per i mesi di aprile e maggio ospiterà una fitta serie di eventi, tutti a ingresso gratuito ma contingentato a 40 persone. Unica eccezione l'inaugurazione, sì, perché dopo la riapertura delle porte dello storico locale, il 6 aprile, il concerto di Silvana Froli si terrà in piazza Guidiccioni, con il dichiarato intento di accogliere più spettatori possibile. Sì, promessa mantenuta, finalmente lo riapriamo la prossima settimana per attività culturali, con un bellissimo concerto di apertura con Silvana Froli e il pianoforte di Massimo Salotti. Siamo molto contenti perché è un obiettivo che ci siamo prefissi sia dall'inizio, avrà una durata di circa 2 mesi con possibilità di proroga, che noi fortemente vogliamo perché sapete quanto è importante per questa amministrazione questo luogo dedicato a Puccini in questo centenario che oltretutto ci ha omaggiato anche del patrocinio. E se l'amministrazione comunale spera nella proroga e annuncia una sorpresa sul fronte del servizio ristorazione, intanto la proprietà
continua a vagliare le proposte dei privati per affidare la gestione del locale e garantirne la riapertura a tempo indeterminato. Una selezione guidata non solo da ragioni economiche e che vedrebbe una proposta già in pole position. Verrà tenuto in primaria considerazione quell'attività che è consona alla tipologia del caffè. Quindi è chiaro, alcune categorie merceologiche vengono ovviamente escluse per definizione e vorremmo evitare, ecco, che ci sia poi una spersonalizzazione del caffè di Simo come centro, ovviamente come bar, come attività di somministrazione, ma anche come diciamo così, luogo di cultura. Il programma del caffè di Simo è stato organizzato in collaborazione con le associazioni Laboratorio Brunier, La Bohème, Sinfonia, Calliope, Circolo Catalani e Dance Meeting Lucca. Il centro storico di Gallicano torna a nuova vita con la riapertura di via Cavour. Una grande festa aperta dal taglio del nastro ha celebrato il termine dei lavori di riqualificazione di via Cavour nel centro storico di Gallicano. L'opera, costata 380.000 euro, ha riqualificato la via più importante del paese grazie ad una nuova pavimentazione in pietra, ma anche all'arricchimento dell'area con varie migliorie estetiche. I lavori hanno anche permesso la sostituzione completa di tutte le condotte dei servizi al di sotto della pavimentazione. Di sicuro l'intervento ha regalato una nuova immagine a questa via, molto cara ai gallicanesi. Restituiamo una via rinnovata in tutto e per tutto ai gallicanesi e soprattutto i cittadini delle attività di questa via hanno sofferto in questo lungo periodo, ma credo che da oggi ne potranno sicuramente beneficiare. L'amministrazione comunale ha creduto molto in questo progetto che si basa sulla riqualificazione e sul rilancio del centro storico con un investimento diretto importante di 330.000 euro. Abbiamo rifatto la piazza principale del paese e adesso restituiamo a Gallicanesi quella che è la via commerciale, la via storica del nostro paese. Ringrazio i cittadini e commercianti che in questo lungo periodo sono stati pazienti, quindi all'inizio ci hanno ovviamente giustamente criticato, ma poi quando hanno visto procedere i lavori hanno capito che l'intervento avrebbe riqualificato questa via. Ringrazio anche la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca che è sempre presente e anche questa volta ha contribuito per la realizzazione di questa rinnovamento di via Cavour. L'opera è stata realizzata anche con l'importante contributo di 50.000 euro giunto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, sempre attenta ai fabbisogni del territorio. È una scelta precisa che abbiamo fatto, la valorizzazione dei centri storici è importantissima, si parte proprio da lì e in modo tale da poter poi con altre iniziative eccetera cercare di far sì che la residenzialità delle persone sia insomma incentivata e non disincentivata come purtroppo da queste parti spesso accade. Andiamo in Alta Garfagnana a Villa Colle Mandina per i lavori al ponte Vergai. Immagini spettacolari. Ecco l'insolita immagine del ponte Vergai che si trova a Canigiano di Villa Colle Mandina, completamente rivestito da ponteggi per eseguire i lavori di manutenzione. Questo ponte è probabilmente la struttura più importante costruita negli anni 30 in provincia di Lucca e ancora oggi permette il collegamento veloce tra il capoluogo e Corfino, oltre che con l'osi naturalistica dell'Orecchiella. L'infrastruttura necessitava di un restauro piuttosto importante e per questo la provincia di Lucca è riuscita ad intercettare 1,6 milioni di euro per eseguire l'intervento. Al momento la viabilità è chiusa solo nei giorni lavorativi e durante gli orari di lavoro. Per ovviare ai disagi viene garantita una viabilità alternativa che passa dalla frazione di Pianacci con un intervento migliorativo a questo collegamento di concerto con l'amministrazione comunale. I lavori sono stati affidati all'impresa Guidigino S.p.A. che per prima cosa ha provveduto all'allestimento di un imponente ponteggio. L'importo totale dei lavori è stato finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili. Gli interventi puntano al risanamento conservativo di tutte le superfici in calcestruzzo e a vista degli archi e dei pilastri. Poi riguarderanno il miglioramento sismico e infine avverrà l'installazione di un avveniristico impianto di illuminazione che valorizzerà l'opera nel suo complesso. Studenti protagonisti a Palazzo Ducale per il convegno del titolo Lo sport in Costituzione.
Le esigenze dello studente atleta e i luoghi dello sport. Sono questi due temi al centro del convegno Lo Sport in Costituzione 3.0, un patto tra generazioni, organizzato da Provincia di Lucca, Ufficio Scolastico e CONI, che si è tenuto nella Sala del Trono di Palazzo Ducale. E quando si parla di studenti e sport, il pensiero va immediatamente al problema degli spazi e delle strutture dedicate all'attività motoria. Per fare sport c'è bisogno di infrastrutture, l'attenzione della provincia è sulle scuole secondarie, le palestre per le scuole secondarie, quindi finalmente l'agrario di Mutigliano avrà la sua palestra e accanto a questo anche lavori di rinnovamento della palestra dell'ITC Carrara, lavori di rinnovamento della palestra del Piaggia in Versilia ed altre strutture sportive sulle quali stiamo lavorando. Quindi grazie a finanziamenti europei un'attenzione concreta a questo tipo di attività. Un aiuto concreto per conciliare impegno sportivo e studi e maggiore flessibilità. E questa è la richiesta più gettonata dagli studenti che hanno partecipato al convegno. Da parte loro sicuramente per quanto riguarda la questione sport e scuola, che ci sia anche un sostegno da parte poi delle organizzazioni scolastiche in quello che è un loro percorso, che le possa in qualche modo sostenere e agevolare nel momento in cui praticano anche sport, e quindi sicuramente poi praticare sport significa anche fare dei sacrifici, e quindi inevitabilmente è importante avere anche un supporto da un profilo prettamente didattico in quello che è un percorso di uno studente atleta. Si torna a parlare dell'inquinamento provocato a Lucca dalla vecchia motrice operativa nella zona della stazione. Si tratta, riferisce il consigliere di opposizione Bianucci, di una vecchia motrice diesel che compie numerose manovre nell'area ferroviaria attigua alle case, sprigionando densi fumi di scarico con odori particolarmente acri che hanno sollevato la reazione di tante persone. Le proteste dei residenti sono arrivate all'associazione Cittadinanza Attiva e poi in comune, dove al Consiglio Comunale il consigliere Bianucci ha chiesto l'intervento di Ferrovie per sistemare la vecchia motrice. Parliamo adesso della Camera di Commercio, che ha dato il via agli incontri per migliorare la gestione d'impresa realizzati in collaborazione con gli ordini professionali al Polo Tecnologico Lucchese. Un percorso per migliorare la competitività della propria impresa. Prende il via Innova, progetto per realizzare una scuola d'impresa per coloro che si trovano a gestire la sfida dell'innovazione e della sostenibilità. Appuntamenti periodici per le imprese realizzati dalla Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, rappresentata dalla segretaria generale Cristina Martelli. Presente anche il presidente di Lucca Intec, Marco Magnani. Le attività previste vedono la partnership dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti, rappresentati da Marco Marchi e Marco Leone. Il partner del progetto non poteva non essere il Polo Tecnologico Lucchese, acceleratore di imprese, centro di innovazione tecnologica e imprenditoriale. Saranno i giovedì del Polo in cui appunto le aziende insediate in questa struttura, ma anche le imprese del territorio lucchese e non solo, potranno incontrare professionisti, esperti di contabilità, ma anche di consulenza, di crescita, perché chi fa impresa sa che oggi il mondo è sempre più complesso, le innovazioni tecnologiche, l'apertura dei mercati portano nuove problematiche che sono opportunità di fare business, ma portano anche il bisogno di conoscere come affrontare tutte queste novità, tutte queste sfide. Abbiamo coinvolto e ringrazio per la collaborazione entusiasta che c'è stata all'Ordine dei Dottori Commercialisti, ma saranno coinvolti presto anche gli altri professionisti vicini alle imprese, perché vogliamo creare un momento di confronto, di incontro anche informale tra imprenditori e professionisti, perché conoscere, essere aggiornati e trovare soluzioni nuove per appunto le sfide che ogni giorno ci si trova ad incontrare riteniamo sia importante, e il luogo migliore è il Polo Tecnologico Lucchese, perché è il luogo lab dell'innovazione, dove ci sono tantissime aziende che di innovazione vivono e che saranno le prime ad essere beneficiate da questi incontri, ma non solo loro.
Adesso parliamo di solidarietà. Come già negli anni scorsi, l'associazione Alice Benvenuti Onlus ha donato le uova di Pasqua alla pediatria dell'ospedale San Luca di Lucca, consegna avvenuta da parte di una rappresentanza dell'associazione guidata dai genitori di Alice, Lucia Betti e Mario Benvenuti. La dottoressa Vaccaro, responsabile della pediatria, insieme a tutto il personale, ha espresso ringraziamento alla Onlus per la donazione delle uova, che sono state subito messe a disposizione dei bambini ricoverati e di quelli che in questi giorni dovranno sottoporsi a esami e visite. È colpa mia. A Palazzo Ducale di Lucca la mostra Disturbante sulla violenza di genere, organizzata da Samuele Cosentino. Riflettere sulle proprie responsabilità per capire quanto e cosa abbiamo veramente fatto per contrastare la violenza di genere. E questo l'obiettivo delle fotografie che compongono la mostra È colpa mia, che aprirà i battenti venerdì 29 marzo nella Sala Tobino di Palazzo Ducale. È uno stimolo al cambio di paradigma, no? Che porta un po' tutti a cercare le responsabilità al di fuori di noi stessi. Noi in questa mostra, che sarà una mostra scomoda per i visitatori, cerchiamo di spostare questo paradigma portando all'attenzione il tema della corresponsabilità. Io ho fatto tutto quello che potevo fare. Ecco, speriamo che il visitatore che esce da questa mostra si abbia trovato un luogo in cui farsi delle domande e abbia trovato anche la voglia di caricarsi sulle spalle un po' di responsabilità. Un'esposizione che punta tutto sulle emozioni scatenate dalle fotografie pensate e realizzate con tecniche a effetto. Le foto sono delle foto in bianco e nero su fondo scuro, dove sono molto contrastate, le luci sono molto forti, quasi mettono in risalto dei dettagli che anche la persona che è stata scattata quasi non riconosce, per mettere veramente in mostra quello che siamo, quello che ci mettiamo in gioco, la società, le persone, tutti noi. L'esposizione resterà aperta fino al 7 aprile ed è stata organizzata in collaborazione con l'Ufficio Pari Opportunità della provincia. Bene, è tutto, io mi fermo qua, ma lascio la linea allo sport.